Roberto Mancini, ex calciatore e noto allenatore, ha 3 figli nati dalla relazione con l'ex moglie Federica Morelli: Filippo, Andrea e Camilla. Di recente, la terzogenita Camilla Mancini è stata al centro dei riflettori per aver parlato apertamente di diversità e del bullismo subito durante gli anni di istruzione a causa di una sua particolarità fisica dovuta a una complicazione avvenuta alla sua nascita. Una donna coraggiosa e determinata di cui vale la pena conoscere la storia. Scopriamo quindi qualcosa di più su di lei. Camilla Mancini è nata nel 1997 e, a causa di una complicanza avvenuta durante il parto, convive fin dalla sua nascita con una paresi facciale, che la porta, di conseguenza, ad avere una asimmetria del viso con la parte destra che presenta una mobilità ridotta. Di recente, Camilla si è raccontata a cuore aperto sia nella sua autobiografia intitolata «Sei una farfalla» che in diverse interviste televisive, affrontando un tema molto delicato: il bullismo subito negli anni di istruzione, proprio a causa di questa sua diversità. Camilla ha raccontato di aver subito molti episodi di bullismo durante gli anni di istruzione obbligatoria, un vissuto che le ha inevitabilmente causato dolori e cicatrici, dai quali è molto difficile guarire, ma non impossibile. Oggi, infatti, la terzogenita del noto allenatore ha deciso di mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi, come lei, ha affrontato o ancora si ritrova ad affrontare situazioni simili. Proprio ieri sera, Camilla Mancini è stata ospite alle Iene, rendendosi protagonista di un monologo veramente toccante, pieno di amare verità e dolore, ma anche speranza e tantissimo coraggio. «Per anni ho combattuto contro la mia immagine, evitando di guardarmi, ma adesso voglio provarci. Vedo me, Camilla, e vorrei dirle: sorridi, sei coraggiosa. Non te l'ho mai detto perché ero troppo severa, avevo un'idea di perfezione che era irraggiungibile. Non temere, andrà tutto come deve andare, alcuni sogni li stai realizzando, altri andranno in frantumi, ma ne basta…»